Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui su Wargames per Passione. Oggi sono qua per farvi un video unboxing come il mio solito. Vi faccio vedere cosa trovo nella scatola di un gioco, vi parlo un po' dei materiali e vi parlo un po', dopo aver letto il regolamento, di cosa ne penso. Oggi parlo di un gioco che non mi ha convinto del tutto. So che vi ho già fatto uno spoiler sul finale, ma effettivamente volevo già partire prevenuto, nel senso non mi ha convinto del tutto, ha dei lati positivi e dei lati negativi. Come al solito però io vedo i giochi nella loro totalità, nel senso nessun gioco è brutto, alcuni funzionano in un determinato modo, altri funzionano in un altro determinato modo, semplicemente sta al giocatore capire cosa gli piace fare e ovviamente il gioco sarà bello a seconda del suo gusto, cioè non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace. Detto ciò, il gioco di miniature di Harry Potter, un adventure game. Allora, premetto anche questa piccola cosa. Non sono solito parlare degli adventure game, dei giochi di miniature in sé, altrimenti avrei potuto portarne molto di più. Nel gioco però è presente la modalità, possiamo dire, duello, ed è una modalità che serve appunto per fare due bande di maghi e rivali che combattono tra di loro. Ok, anche per questo dovete prendere la recensione di oggi, il video di oggi, con le pinze. Perché io non sono un esperto di adventure game, ho giocato molti dungeon crawler, sono un grande appassionato comunque di Zombicide, che possiamo dire possa essere un gioco di avventure, dungeon crawlers, Massive Darkness, dello stesso tipo, tanti tanti giochi del genere possiamo dire. Però questo gioco, come dicevo, l'ho preso principalmente per la sua capacità di essere giocato sia in modalità avventura che in modalità duello. Ed è proprio sulla modalità duello che mi voglio soffermare in questo video. Quindi perché prendere tutto con le pinze? Perché può essere sentenziato benissimo il fatto che il gioco non è stato creato per la modalità duello, quindi se la modalità duello magari non ti soddisfa, il gioco non era stato creato per quello. Lo accetto, però comunque volevo parlarvi di Harry Potter Adventure Game. Ed eccoci qui ragazzi, finalmente con l'unboxing del gioco di miniature Adventure Game di Harry Potter, dell'Arknight Model, come potete vedere. E beh, direi di vedere subito cosa c'è dentro la scatola. Allora, eccoci qua. Contenuto della scatola, cosa abbiamo? Il Miniature Game Rulebook, i segnalini. Adesso andiamo a vedere il tutto. Qua si può già vedere la plancia. Andiamo a vedere però cosa c'è nel dettaglio. Qui possiamo vedere il rulebook piccolino in inglese, perché le regole sono attualmente solo in inglese. Mi sembra sia spiegato tutto nei dettagli, le illustrazioni sono belle, scritto a tema, a modo, possiamo dire, quindi tutte fonte, robe, grafiche, stile Harry Potter appunto, quindi possiamo vedere l'effetto pergamena sulle pagine, molto carino. Qui possiamo vedere già un accenno delle carte che troveremo dentro la scatola. E va bene, poi tutte le regole nel dettaglio, coronate da illustrazioni e credo esempi. Qui ci sono gli scenari per la modalità storia e via discorrendo. Direi che, oh povero Dobby, direi che questo me lo devo studiare e poi ve ne parlerò subito dopo nel video. Qui possiamo vedere segnalini, doppia faccia, sono dei fogli di carta praticamente, quindi questi potrebbero rovinarsi quasi subito in realtà. Stessa cosa qui, e qui però abbiamo anche degli elementi scenici, tipo queste zucche, questi alberi, sicuramente non so quanto possano durare su questo spessore, probabilmente andranno fatti un po' più in 3D possiamo dire. Qui abbiamo le plance, ecco, le plance come sono messe? Queste sono unite, vediamo un attimo, sì, plance di gioco doppie, queste al contrario dei segnalini sono belle rigide, sono ben fatte, la qualità è bella, disegni van bene, sì, secondo me è un plance di ottima qualità. Quante ne abbiamo? 2. Abbiamo ragazzi 3 plance quadrettate per il gioco di Harry Potter, quindi credo che qua andranno a formarsi campi modulari, magari non qui che sembra tanto un dungeon,
però qua sì, in cui si possono credo creare spazi molto più grossi in un ambiente di foresta, ecco. Bene, e qui abbiamo finito la parte di materiale componentistica esterna alle miniature. Cosa c'è dentro? Ah, vediamo le miniature divise bene in settori. Qui abbiamo le basette già decorate. Vediamo se ve le mette a fuoco. Comunque ve le zoomerò. Le basette con l'effetto mattonella già preimpostato. I dadi, vabbè, 6 dadi, quindi niente di che, 3 neri e 3 bianchi. Le carte, credo che abbiamo gli eventi o qualcosa di simile che verranno utilizzati nella modalità campagna. E poi abbiamo le miniature. Sono divise a pezzi, quindi da montare. Vediamo se riesco a farvi vedere la qualità. Come potete vedere, la qualità delle miniature è ottima. Cioè, il dettaglio è incredibile, ma la Knight Model comunque ci ha sempre abituati a pezzi di grande qualità. Adesso vedo di trovarvi una miniatura intera. Ecco, questo qui è un mangiamorte per intero a pezzo unico. E come potete vedere, la qualità è ottima. La scala è la solita Knight Model, quindi stiamo parlando di 35 mm, non dei 28. E devo provarlo adesso sicuramente. Ah, vedete qua ci abbiamo dei ragni. Dei ragni, delle basette con dei ragni selvatici, tutti belli da dipingere, pronti per farmi ammattire. E adesso ragazzi, io direi che appena possibile mi metto a leggere le regole in modo da potervi dire cosa penso del gioco e soprattutto della fantomatica modalità duello, che è quella che mi ha convinto a comprare il gioco. Quindi vi farò sapere se vale la pena di prenderlo come wargame o se vale la pena tenerlo solo come gioco di miniature, appunto adventure game, quindi da quello che dice il titolo il suo primo scopo, possiamo dire. Ed eccoci finalmente tornati ragazzi dopo l'unboxing per le considerazioni finali dopo aver letto il regolamento del gioco. Allora, non voglio entrare troppo nei dettagli, le considerazioni principali che mi vengono da fare effettivamente sono per il modo in cui le regole sono scritte, per il costo del gioco e anche un po' per come è stato studiato. Allora, partiamo subito dal presupposto che secondo me il gioco non è stato pensato nel migliore dei modi a livello di regole. Come abbiamo potuto vedere, si tratta di un adventure game su griglia in cui i modelli si muovono di casella in casella e si affrontano tra loro, affrontano i vari nemici che si palesano sul tabellone. Questo avviene tramite carte personaggio, quindi con le statistiche di ogni tipo di personaggio presente all'interno del gioco, con carte equipaggiamento che sono pozioni, pergamene per potenziarsi e usare effetti particolari, e con carte incantesimo, effettivamente il fulcro del gioco. Le carte incantesimo hanno un cooldown, quindi tu hai la tua carta incantesimo che può essere utilizzata e a seconda della forza dell'incantesimo hai un determinato effetto che può essere utilizzato dopo un tot numero di turni. Questi incantesimi vengono utilizzati tramite una pool di token che, a seconda di che tipo di incantesimo voi state utilizzando e che tipo di personaggi voi state utilizzando, accumulerete. La pool di token potrà essere di arti oscure, di arti normali, quindi di luce possiamo dire, e di arti neutre. Ovviamente i token di oscurità possono essere utilizzati per lanciare incantesimi di oscurità, di luce per lanciare quelli di luce e quelli ovviamente neutri per lanciare incantesimi neutri. Fin qui nessun problema. In soldoni però, il gioco in cosa consiste? Il gioco appunto è un adventure game, quindi ci sono una serie di missioni collegate tra loro stile campagna per portare a compimento determinati obiettivi che hanno ovviamente sono legati con la storia di Harry Potter. Quello che interessa a noi è il duello. Il duello non è altro che la modalità campagna che toglie tutta la parte che può essere a livello di narrativa o avventura e inserisce e mantiene soltanto la questione dei combattimenti. Un giocatore si farà una pool di personaggi non superando un determinato punteggio, l'altro giocatore farà uguale e si creerà una partita bilanciata, duello, all'interno di un'arena. Semplicissimo, tranquillo, come in ogni altro tipo di wargame. Il problema nelle meccaniche ce l'abbiamo, secondo me, perché il gioco con questa effetto di incantesimi, con la possibilità appunto di avere tanti incantesimi che triggerano, tante pozioni, tante cose,
diventa difficile gestire il tutto e quindi diventa inutilmente complesso a un certo punto. Secondo me le meccaniche che fanno girare appunto queste pozioni, questi incantesimi, sono un po' troppo complesse e vanno in antitesi con altre regole che sono quasi banali. Cioè, per dire, per superare una prova di abilità all'interno del gioco basta che determinati personaggi con l'attributo richiesto si trovino nella casella bersaglio. In che senso? Se Ermione ha un'intelligenza di 15, sparo numeri a caso, e dobbiamo superare una prova di 20, e magari Ron, che è più stupidotto, ha un'intelligenza di 5, ok? Basta che entrambi siano vicini al punto designato per superare la prova e la prova sarà superata in automatico. Bello. Cioè, è comunque un modo per risolvere la cosa in modo semplice, senza tirare i dadi, equo. È come bisognerebbe risolvere la situazione. Bello. Può piacere, può non piacere. Secondo me, in questo tipo di meccanica, confrontato a tutti gli incantesimi che si possono avere, i cooldown, i token che devono essere segnati, le ferite segnate ai modelli, che ti chiedono di mantenere sempre nota delle tue azioni ogni turno, una meccanica del genere è completamente in antitesi, perché veramente va in un contrasto incredibile, non ha senso, è quasi banale rispetto a tutto quello che c'è dietro. Come quindi anticipato, le regole del gioco sono belle, sono adeguate all'ambientazione, ma sono forse un po' troppo complesse per poterci giocare un wargame. Quindi comunque, se voi volete giocarlo come adventure game, le regole sono molto valide. Perché? Perché l'adventure game di Harry Potter chiede che voi utilizziate uno, massimo due personaggi testa. Quindi queste meccaniche, anche se un po' complesse, sono del tutto ragionate, in quanto un personaggio può essere utilizzato da un solo giocatore, come se fosse un gioco di ruolo, un dungeon crawler normalissimo. Di conseguenza è molto molto semplice poter tenere nota di tutti gli appunti mentali che devi avere in merito al tuo personaggio, quindi al cooldown degli incantesimi, ai token e a tutte le altre cose che potrebbero venire fuori. Come adventure game, perfetto. Come battaglia tra due giocatori diventa un po' complessa da tenere a mente, secondo me, è un po' difficile. La seconda cosa di cui vi voglio parlare non c'entra niente a livello di gioco. È una cosa di cui mi sono reso conto adesso, dopo aver aperto la scatola, montato i modelli. Allora, a parte il materiale all'interno della scatola, che avete comunque potuto vedere all'interno dell'unboxing, per alcune cose è bello, tipo la plancia, per altri segnalini non sono stati, cioè sono stati magari studiati a livello di grafica, ma sono stampati su del cartoncino morbido che sicuramente si romperà subito. Boh, non saprei. Comunque stiamo parlando di una scatola che costa 100 euro, venduta a 100 euro o poco meno. Per una qualità di materiale, secondo me, non troppo eccelsa. Appunto, a parte le plance, i segnalini non sono tenuti benissimo, le carte non sono di questa grande qualità. Se non usate le bustine protettive, si disintegrano subito. Mi aspettavo qualcosa di meglio, senza contare il fatto che le miniature all'interno della scatola, appunto, sono... quante sono? 8 più, tra qualche mostro errante, qualche ragnone, saranno una decina, 12 miniature. Lo sapevo benissimo quando ho preso la scatola, e della qualità delle miniature non si può dire niente perché è una qualità eccellente, anzi dopo se riesco vi metto qualche dettaglio. Ma questo gioco non so se effettivamente vale il costo a cui è venduto. Cioè, calcoliamo che a 100 euro vengono venduti giochi come, appunto, prima, quello citato prima, Massive Darkness, è un dungeon crawler molto più semplice, di tutt'altro livello, a livello appunto di meccaniche, completamente diversa l'ambientazione e tutto quello che volete. Però all'interno ha, credo, più di un centinaio di miniature, ma se non è un centinaio è una settantina. E ragazzi, comunque il costo è lo stesso, il materiale è di altissimo livello e non gli si può dire niente di nulla. Secondo me c'è un problema nel prezzo, e non vorrei che questo problema nel prezzo sia stato portato da alcuni problemi di copyright che abbiamo avuto al momento del lancio del Kickstarter. Questo, secondo me, è un gioco che è stato travagliato da problemi di copyright vari. Il regolamento è stato scritto un po' alla bene meglio, un po' in velocità, e soprattutto, secondo me, voi qui state pagando la scatola, perché
è una scatola bellissima, è una scatola in metallo fantastica col rilievo, no, rilievo non c'è, scusate, mi sembrava, ho detto una cagata, è una scatola bellissima tutto quanto, però una volta che voi avete montato le miniature non le potete rimettere nella scatola. E il materiale è bellissimo, perfetto, ma le bacchette sono fragili, quindi dovete trovare sicuramente un altro modo per conservare queste miniature. E come detto, qua dentro non ci stanno più. Non è stato fatto un lavoro di design neanche all'interno della confezione, perché se io ho queste miniature e le voglio riconservare qua dentro per portarmi in giro il gioco, per giocare con le mie missioni principali, la mia avventura principale all'interno, o soltanto per fare le mie due squadre per combattere con un giocatore avversario, non posso. Devo comunque portare le miniature a parte, perché non è stata studiata per avere abbastanza spazio per ottenere all'interno il materiale di gioco e le miniature una volta montate. E però io questo gioco l'ho pagato 100 euro. Cioè, nel senso, non so se è un gioco che valorizza in modo adeguato le miniature che possiede e il brand di cui porta il nome. So che ho fatto una recensione un po' così e ho fatto più critiche di quanto avrei voluto in realtà, perché non sono solito, come ho detto all'inizio, parlare male dei giochi. Non stiamo parlando di un videogioco di una grande casa produttrice che vi ha fregato degradando la grafica sul finale, ok? Le miniature sono perfette, il materiale c'è, della qualità che è, ma c'è. All'interno il gioco secondo me vale per quanto riguarda appunto l'adventure game, non la modalità duello per cui io l'avevo preso. E se fossi voi e siete appassionati di Harry Potter, e foste appassionati di Harry Potter, ci farei un pensierino. Per tutti gli altri che sono magari più restii a giocare con un gioco di Harry Potter e hanno altri dungeon crawler e magari lo prenderebbero soltanto per poter appunto inscenare battaglie tra i Mangiamorti e la scuola di Hogwarts, ci penserei due volte. Non potete giocare più di tanto, dovete sicuramente espandere la cosa. E non so se una volta che avreste preso il gioco base vi verrebbe voglia di espandere ancora di più il vostro roster di miniature, possiamo dire, perché comunque il gioco ha dei problemi di cui parlavo prima. Detto questo, ragazzi, io spero di non aver offeso nessuno con la mia recensione. Io faccio sempre molta fatica a parlare male dei giochi, perché comunque ci sono persone che ci hanno lavorato, si sono impegnate, hanno cercato di portare un prodotto probabilmente di qualità, e quindi a me dà fastidio per l'obiettivo per cui l'ho preso io. Secondo me non vale la candela. Per tutti gli altri, secondo me, se siete interessati a un adventure game comunque di una certa profondità a livello di meccaniche, di combattimenti, di magia, e siete appassionati di Harry Potter, potreste farci un pensiero. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Io sono Mattia e vi saluto. Da Wargames per Passione è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!